Amici, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Detto Tra Noi e oggi ve lo annuncio, è una puntata molto bella, molto importante e per me anche emozionante perché sono vicino ad un grandissimo imprenditore, non sto tanto a fare dei siparietti perché lo vado subito a presentare e non ha bisogno di tante presentazioni, che è il presidente Gino Sirci. Presidente, ben trovato, innanzitutto grazie di averci ospitato a casa sua. È un piacere che ospitare e quindi diciamo far vedere quello che uno è un grande piacere, soprattutto diciamo nel nostro caso, e pensiamo diciamo di avere diciamo così dei meriti in termini così di bellezza e anche di imprenditorialità da mostrare. Ecco. Assolutamente, ne sono testimoni, possiamo dire ai nostri telespettatori che ci guarderanno, noi abitualmente chiudiamo le nostre interviste con dei bellissimi backstage e il backstage oggi che chiude le nostre trasmissioni noi invece l'abbiamo in parte anticipata, abbiamo fatto un giro con lei all'interno della sua azienda, poi chiaramente Presidente parleremo anche di pallavolo, però questa sì. Detto Tra Noi è una rubrica che noi dedichiamo ai giovani, soprattutto dedichiamo a delle importanti figure della nostra regione. Allora Presidente, inizio con una frase che io ho colto in un suo bellissimo ambiente, che è: ogni cosa è grande se è fatta con passione. Sì, se facciamo le cose con passione, con la voglia, come dico io, sicuramente riusciremo a farle grandi, perché dobbiamo credere in quello che facciamo e soltanto per il fatto che ci crediamo riusciranno bene. Io penso che quello che noi abbiamo fatto qui in SIR, quello che facciamo diciamo, un po' diciamo, a livello Italia, anche Europa, a livello di protezione della gente che lavora, di quelli che hanno bisogno davvero di essere protetti, quelli che sono in prima linea, è molto importante. E poi ecco, i risultati si vedono perché ecco, la SIR è un'azienda fondata 40 anni fa da uno che aveva ancora i pantaloni corti, che ci aveva 20 anni, 20, 21 anni e in 40 anni... 1979. Nel 79 abbiamo fondato l'azienda, quindi avevamo, diciamo, non dico i calzoni corti, però sicuramente era, diciamo, un momento così dove ero molto diverso da questo. Io ero un ragazzo che andava a scuola, ha smesso poi di andare a scuola per fare l'imprenditore, perché avevamo voglia, diciamo, poi abbiamo finito gli studi, perché gli studi bisogna finirli, perché la formazione è molto importante. E la scuola e il lavoro attraeva molto, no? Mi attraeva molto e quindi abbiamo fondato un prodotto, una start-up, come si dice adesso, su un prodotto veramente innovativo, che qui in Umbria non si era mai sentito nominare, e infatti ho imparato questo lavoro in quel di Milano. E in quel di Milano già si cominciava a parlare di questi prodotti che a quel tempo la doprava solo l'Enel e le Ferrovie dello Stato, perché erano diciamo, delle aziende, diciamo, come si dice, statali, quindi diciamo, un po' più privilegiate degli altri. È andato a finire che avevo visto che il prodotto era credibile e quindi nella mia vita ho continuato a fare quello. E certo. Abbiamo fondato l'azienda, quindi nel 77 partii appunto per Milano, nel 79 fondai la SIR, dopo 2 anni diciamo di apprendistato come agente, e piano piano quindi siamo cresciuti fino ad arrivare qui. Abbiamo creato questa azienda che, come dicevo prima nel backstage, è un'azienda che è stata iniziata nel 1997 e che oggi si è ingrandita molto, però ecco, piano piano nel 97 abbiamo cominciato a costruire una sede, una nostra casa dove viviamo la maggior parte del nostro tempo e che comunque è diciamo, rappresentativa, no? Di quello che potrebbe essere la nostra mentalità, quello che abbiamo dentro il cuore, no? La bellezza, l'efficienza. E quello che abbiamo dentro il cuore è il fatto diciamo, di essere, di stare bene, il fatto di voler vivere in un mondo diciamo, comfort, no? Perché il comfort è la, diciamo, la qualità della vita che è differente oggi rispetto a quella che è dei nostri padri e dei nostri nonni. Quindi il voler con il nostro prodotto incrementare la qualità della vita è una delle nostre missioni. E ecco, abbiamo, speriamo ecco, di esserci riusciti. Quello sì, che è se il ne nostro... basta la mia testimonianza, posso dire che ha centrato appieno quella,
che era la sua idea, perché l'immagine e la percezione sia veramente di una grandissima realtà, curata in ogni minimo dettaglio. Lei sì. È un personaggio energico, lo trasmette questa energia in tutti i settori che svolge, particolarmente noi la vediamo spesso ritratta anche nello sport, nella pallavolo. Questa energia immagino sia una questione caratteriale, sia una dote naturale che però, visto che noi spesso parliamo ai giovani, l'ha spinta anche nei momenti in cui magari altri non credevano. Lei ha avuto sempre questa forza di crederci, di andare avanti, perché non si costruisce, se non si hanno delle caratteristiche anche morali, umane, un impero del genere. È importante andare avanti e migliorarsi sempre. Quello che mi ha sempre caratterizzato è la voglia, diciamo, di aumentare il livello, di incrementare. E poi, come abbiamo detto prima, ogni cosa è grande se fatta con passione, con amore. Io penso che il fatto di crederci, quindi voler imprimere passione a quello che fai, no? Io dico sempre, non è quello che dici molte volte che conta, è come lo dici. Perché come lo dici cambia completamente il messaggio e l'effetto. Certo. Non solo, diciamo, il significato sì, delle parole, ma come lo dici. E questa energia, come lei mi diceva, ecco, io, per me è naturale, finché, voglio dire, Dio ci dà questa energia, va benissimo, e cerchiamo di mettercela. E è importante, diciamo, essere, diciamo così, convinti di quello che uno è, di quello che uno vuole rappresentare, perché è quello spesso molte volte il fattore critico del successo. Ha una leadership naturale, mi verrebbe da dire, nel senso che è nato con questa capacità di saper attrarre intorno a sé le attenzioni e di essere anche una figura guida, lo è nella sua attività, lo è anche nello sport. Vorrei chiederle, Presidente, la sua considerazione sui giovani. Lei è una figura molto giovanile, molto energico, quindi immagino che saprà anche confrontarsi bene anche con le giovani generazioni, ma la sua considerazione dei giovani, perché immagino anche presidendo un'azienda così importante avrà a che fare anche con l'idea di ringiovanire, di dare largo a nuove figure. Lei che considerazione ha dei giovani? I giovani sono il nostro futuro, intanto sono la nostra continuazione. I giovani, come i nostri figli e i nostri nipoti, sono la nostra continuazione, quindi penso che sono più di noi stessi, perché noi rappresentiamo il passato, loro rappresentano il futuro. Beh, la considerazione, tu considera che io qui in azienda assumiamo solo giovani, perché intanto hanno, diciamo, c'è questa, come si dice, processo di invecchiamento a cui sono sottoposte tutte quante le aziende, quindi i giovani hanno, diciamo, subiscono meno il processo di invecchiamento, perché invecchieranno fra 40 anni, 50 anni, eccetera. Certo. E comunque i giovani hanno, diciamo, una spinta in più, una marcia in più, forse anche due marce in più rispetto a noi, perché pensa anche con gli strumenti di office automation e tutte quelle che sono, diciamo, gli strumenti di lavoro, hanno una capacità tanto di memorizzare di più, ma di più velocità, hanno più velocità. Quindi i giovani sono indispensabili nelle aziende. Noi assumiamo solo giovani perché, ripeto, sono soldi spesi bene, investiti bene. Senta, nell'ottica di un presidente che ha questa, diciamo, gioventù innata ed eterna, lei, insieme alla crescita della sua azienda, qualche anno fa ha deciso anche di fare un investimento di passione, un ulteriore investimento sì. di passione sullo sport. Lo sport che ha deciso di scegliere la pallavolo. Sì. Le vorrei chiedere perché la pallavolo, perché spesso imprenditori importanti come lei si buttano nel calcio, viene più facile, insomma, anche un'immagine. Mio figlio Flavio, che prima abbiamo conosciuto, che adesso sì. Gestisce a 30, anche lui giovane, a 33 anni la fabbrica in Romania che abbiamo. E mio figlio Flavio iniziò a fare, diciamo, quando aveva 12 anni, la pallavolo qui a Bastia, quindi io lo accompagnavo, lo seguii, quindi subito mi hanno chiesto, diciamo, di sponsorizzare quella società, e quindi piano piano abbiamo, quindi da sponsor è diventato presidente. Il presidente normalmente è quello che mette sempre di più degli altri sponsor, perché queste sono presidenze che costano. E quindi iniziai, diciamo, mi appassionai a questo mondo della pallavolo, che è un mondo bellissimo. Io da tutti quanti seguivamo il calcio, perché il calcio, diciamo, ce lo porta alla TV, eccetera. E abbiamo cominciato a seguire questo mondo, che è un mondo bellissimo, un mondo di valori, un mondo, diciamo, di rispetto,
un mondo, diciamo, di grande anche agonismo, un mondo di sport vero, perché è uno sport vero, completo, di testa, e se guardiamo, diciamo, la nostra testa molte volte più del nostro corpo, e quindi questo mondo di sport completo, di grande sport, mi ha attratto, e vedo che anche gli altri che approcciano adesso sono attratti da questo sport, perché effettivamente è un bellissimo mondo, bellissima gente. E quindi da lì siamo partiti, abbiamo cominciato a vincere la C, poi la B2, la B1, la A2, siamo approcciati su Perugia, la 2, e abbiamo cominciato a mettere dentro il palazzetto dello sport, che prima si chiamava Pare Evangelisti, 300, 500, 1000, adesso sono... Ma può arrabbiare sto palazzetto ogni tanto? Ma no, adesso lo faranno, io credo molto in quello che è l'attività del comune, però ecco, non sono cose facili, perché adesso i soldi se ne trovano sempre di meno, vediamo un po' anche a livello Italia, le infrastrutture sono un po' carenti, e quindi abbiamo cominciato a mettere dentro, dicevo, questa gente, e adesso quando sono le partite scarse siamo 3.500 e quando siamo pieni siamo 4.000. Quando sono le partite forti 4.000, quindi ecco, significa che questo sport ha qualcosa di buono, e quindi anche gli altri vedo che approcciano bene e si fermano, perché spesso io vado al ristorante, non so, vado in giro, così mi riconoscono, dicono e mi guardano con un occhio interessato, no? Molto, diciamo così, tra virgolette, così con interesse, con una certa attenzione. E quindi questa questo fama significa... come la gestisce lei? Con accoglie? Ma mi piace molto, perché ecco, se magari qualunque persona, se, che nel suo piccolo o nel suo grande, se si sente importante, se è attenzionata, gli piace, no? Mi piace, perché evidentemente quello che stiamo facendo lo facciamo e ha un riscontro, e ci divertiamo, però facciamo divertire. Quello di fare il bene agli altri è uno, diciamo, dei beni primari, secondo me, di una persona, no? Sì, stare bene in salute, guadagnare, essere felice. E poi il quarto bene primario è quello, diciamo, bene dagli altri, quindi di ricevere l'ammirazione e la considerazione degli altri. Trasferire qualcosa del positivo del proprio agli altri. Lei ha fatto un percorso di quello che ha vinto, ma si è scordato le cose più importanti, uno scudetto, le Coppe Italia, due supercoppe, cioè sì, siamo passati da essere, una, diciamo, il presidente di una squadra, diciamo, che per amore del figlio, no, ha presieduto, sì, e ha sostenuto, ad essere sostanzialmente una delle società più importanti, cioè, certo, non la più importante per alcuni tratti del panorama italiano. Certo, perché questo è, diciamo, una conseguenza. Noi abbiamo detto, ci abbiamo messo tempo, entusiasmo, denaro, abbiamo messo anche tante, diciamo, opere di convinzione, di coinvolgimento con altri sponsor, perché diciamo, purtroppo lo sport ad alto livello costa, e quindi ci vogliono denari. E ci vogliono i denari di tanta gente, perché Perugia è una piccola provincia rispetto al resto d'Italia, quindi comunque ci vuole, diciamo, un tessuto imprenditoriale che finanzia. E ci abbiamo messo denaro, voglia e coinvolgimento degli altri, e abbiamo vinto. Abbiamo vinto, diciamo, abbastanza, però questo, quello che abbiamo vinto, per me non conta niente. Quello che conta è quello che vogliamo vincere, però, quello che vinceremo. Presidente, noi giornalisti, quando cresciamo, ci dicono sempre che le vittorie restano e sono le cose importanti. Sì. Perché poi quando uno va a fare una cronologia e va a raccontare una storia, la vittoria resta, e sono vittorie davvero molto importanti. Tra sì, le vittorie e quelle sul campo, io credo che a lei vanno riconosciuti due aspetti. Lei lo ha leggermente introdotto questo argomento, cioè la capacità che ha avuto lei di fare sport, diciamo, uno sport che coinvolgesse anche altre realtà imprenditoriali. Cioè lei ha saputo, e questo non è da tutti, me lo lasci dire, coinvolgere anche delle aziende importanti intorno a sé, diciamo, sostenendo il sacrificio che lei, sì, faceva anche attraverso queste aziende, creando veramente anche un sistema, una, la chiamerei comunione, condivisione di impegni, che a Perugia possiamo ricordare a fine degli anni 70, primi anni 80, quando c'era il compianto d'Attoma, che ebbe un po' la capacità, sì, di mettere insieme. Lei se la sente un po' questa, questo merito, insomma, perché comunque intorno a lei c'è questa atmosfera di positività che lei ha saputo generare, ma che, sì, anche non solo con il carattere, ma anche con le capacità. Sì, sì, è quello che prima lei aveva detto, attenzione, no? Io creo attenzione.
ma molte volte per creare attenzione bisogna prestare attenzione agli altri. Quello che noi abbiamo fatto, no? È perché non siamo vissuti della nostra presupposizione di efficienza, di bellezza, eccetera. Quello che noi, diciamo, abbiamo fatto è perché abbiamo creato, dato attenzione agli altri, prestato attenzione, quindi gli altri si sono accorti di essere importanti per noi e quindi sono venuti incontro a noi. E questo qui, diciamo, il famoso Dattoma o anche altri, no? Hanno creato, diciamo, quello che loro hanno creato perché hanno coinvolto gli altri, quindi hanno, come si dice, dato spazio alle persone. E noi quello che vogliamo dire, la pallavolo non è una cosa solo per Sirci o per quelli che sono insieme a Sirci. Pallavolo è per chi vuole, arriva e se la gode. Per chi arriva, diciamo, si mette a sedere. Chi arriva si può, diciamo, finanziare, e finanziare non è solo tirare fuori i soldi. Finanziare significa che quello che succede nella pallavolo perugina oppure a Perugia in termini di pallavolo è opera di chi la finanzia. Oggigiorno la pallavolo umbra non è solo merito di Sirci, è di tutti quelli che stanno intorno a Sirci, di chi magari ci dà 10.000, 15.000 euro all'anno soltanto, però anche quello, è anche il merito è suo, di questa persona, di queste varie persone. Certo. Quindi diciamo, stare dentro la pallavolo è un grande onore per me, perché non solo per me, ma quelli anche che ci stanno dentro, che sono dei piccoli sponsor, perché se si sta creando qualcosa di grande in termini sportivi a Perugia e quindi in Umbria, è merito suo, di queste persone, perché con la loro, se vogliamo dire, voglia di fare del bene agli altri, hanno creato davvero felicità e una grande identità sportiva, pallavolistica, in tutti gli Umbri. Certo. Restando in tema della pallavolo, mi viene anche da pensare che la sua volontà, no, di ridare corpo a questo sport, soprattutto a quello maschile, perché negli, sì, anni a Perugia, a parte la parentesi dell'RPA, abbiamo sempre più o meno avuto come riferimento la pallavolo femminile. Lei ha riportato in auge la pallavolo maschile in Umbria, ma in generale a livello nazionale, in un contesto dell'Umbria dove la pallavolo maschile soffre tanto, e lei ne è testimone, perché non ultimo anche la rinuncia della Monini di disputare il campionato in A2, poi sono nate, sì, delle importanti collaborazioni con voi a livello di settore giovanile, sì, però questo è importante anche perché possiamo dire che grazie al vostro esempio la pallavolo può comunque rimanere uno sport anche per i maschi e non solo appannaggio delle femmine, cosa che magari, sì, spesso in questa regione diventa un po' più... Guarda, diciamo che in Italia gli iscritti i praticanti di pallavolo femminile sono tre volte tanto quelli che sono il maschile. Perché? Perché il maschile è coinvolto, diciamo, un ragazzo maschile, il ragazzo, diciamo, è coinvolto magari su altri sport, molto, certo, sul basket e anche sul calcio, però la pallavolo resta a livello, guardiamo un po', ecco, quello che conta è non solo, diciamo, guardare la pallavolo maschile, pallavolo maschile a livello Italia significa che è il secondo sport praticato, quindi per iscritti, e questo è veramente interessante. Il nostro pubblico molto è femminile, quando sentiamo i nostri sirmaniaci a Perugia, i cori sono un coro con sfondo con, sì, sì, maggiore tendenza, maggiormente... Ci sono molte quote rosa. Molte quote rosa, e perché? Perché non dobbiamo guardare maschile e femminile. Io, secondo me, noi incrementando quello che è, diciamo, la pallavolo maschile su Perugia, abbiamo incrementato indirettamente anche quello che è, diciamo, la passione, quindi l'attitudine a praticarlo delle scuole, anche del mondo femminile. Assolutamente, sì, è un movimento. Quindi per me maschile e femminile non c'è distinzione. Ci occupiamo di quello maschile, c'è Bartocini, il buon Antonio. Antonio, che si sta, diciamo così, adoperando anche lui, seguendo un po' anche la nostra scia. Ecco, per esempio, Antonio Bartocini è un caso molto, no, così, simile, che ha voluto mettersi in discussione e ha voluto, diciamo, incrementare, intraprendere qualcosa anche sulla scia, diciamo, delle fortune di quello maschile. E quindi benissimo, perché più movimento pallavolistico c'è in Italia, maschile e femminile, e più andiamo bene.
Quindi mi vuol lasciar credere, adesso le rubo una battuta, se è possibile, che in un domani potrebbe interessarsi anche a sostenere ulteriormente una squadra femminile ad alto livello a Perugia. Vabbè, allora c'è stato un approccio con... perché sa, noi ogni tanto ci piace dare anche qualche notizia. Abbiamo pensato, io e Antonio, diciamo di fare qualcosa insieme, però abbiamo visto che comunque sono tante difficoltà e per farlo ad alto livello, come ormai a noi piace farlo, devi farlo, diciamo, devi stare attento, devi specializzarti, insomma, ecco. Oggigiorno in un mondo iper specializzato abbiamo pensato che comunque insieme io e lui, che comunque è giusto che lui fa la femminile e noi facciamo la maschile, perché sono due sport sì uguali, con le stesse regole, però sono due mondi che hanno bisogno di specializzarsi l'uno con l'altro. Diciamo che per il momento c'è stato un confronto, ma non escluso, possiamo dire così, che non è escluso che in futuro Gino Sirci metta, diciamo, il suo interesse, la sua professionalità, la sua attenzione anche nel mondo femminile, sempre creando, no, quella sorta di condivisione che lei, di cui è stato, diciamo, promotore con la SIR, ma portando soprattutto quella professionalità e quella capacità manageriale che in questi anni vi ha permesso di arrivare, diciamo, ricordiamola anche, perché è bello ogni tanto citare anche una bellissima finale di Champions League persa contro veramente una corazzata giocata ad altissimi livelli. Cioè, lei prima mi diceva le nostre vittorie, Roma 17, cioè l'aver organizzato la finale di Champions League a Roma, secondo me è la vera vittoria che noi, e aver fatto la finale di Champions League è la vera vittoria che veramente è una delle più grandi, forse la più grande vittoria che noi abbiamo conseguito, perché abbiamo organizzato a Roma, Perugia, la sconosciuta Perugia, un evento che intanto non solo tutta Italia e tutta Europa ha seguito, ma tutto il mondo. E questo, diciamo, ha fatto capire che Perugia, sì, non solo sa giocare a pallavolo, ma sa organizzare le cose fuori casa, a Roma. E un così grande successo di pubblico, di sponsor e quindi, diciamo, mediatico, ha fatto capire che Perugia non è più provincia, ma è un grande centro sportivo d'Italia e d'Europa. Adesso tutti quanti in Europa sanno chi è Perugia in termini pallavolistici e cosa è in grado di fare Perugia. Quindi il grande spot pubblicitario a livello mondiale a Perugia, la Sir Seve di Conade Perugia, l'ha dato quello che noi abbiamo fatto a Roma 17, alla fine di aprile del 17, quando, diciamo, abbiamo organizzato la finale di Champions League. Roma 17... E mi lasci dire quello che continua a fare sul campo, perché mentre noi stiamo registrando, diciamo, continuiamo ad inanellare una serie di vittorie sul campo non di secondo piano nell'attuale regular season del campionato della massima serie maschile, quindi vuol dire che c'è un'organizzazione, c'è una grande dirigenza, ma c'è anche una competenza tecnica che si esprime e si espleta nel campo attraverso anche delle scelte. Lei, questo non ne abbiamo parlato, ma lei è un imprenditore che ha saputo fare anche degli investimenti portando a Perugia dei giocatori di altissimo livello. Wilfredo Leon è il nome più importante, ma nel corso della sua presidenza ne sono arrivati tantissimi, una lunga serie, una lunga lista, quindi questo significa aver saputo unire tanti aspetti. Il nostro tempo a disposizione è quasi finito, un personaggio come lei meriterebbe veramente una serie di puntate per poter approfondire tutto quello che è riuscito a fare, però concludiamo così: 1979, 2019, 40 anni della Sir Safety System e quello che abbiamo sin qui detto della Sir Safety Conad Perugia. Da qui al prossimo futuro, quali sono appunto quelle cose che bisogna fare con passione per averne soddisfazione, ma soprattutto quelle che vorrà fare Gino Sirci e che aspira ancora a fare? Allora, prima di tutto non bisogna, secondo me, porsi di grandi obiettivi a lungo termine, perché uno poi rischia di andare un po' troppo in tensione, se magari le cose non vanno com'è. Quindi vivere guardando, diciamo, gli altri che fanno bene, quindi cercando di imitare gli esempi positivi, perché è questo che bisogna fare, no? Essere davvero un esempio positivo. Quindi guardiamo pure agli altri esempi positivi, vivendo, non dico la giornata, però cercando, diciamo, sempre di migliorare. Nella vita io dico che bisogna sempre migliorare, senza avere grandi progetti, grandi idee così a lungo termine,
perché poi secondo me se non ce la fai diventa un po', ti prende la depressione. Allora il fatto diciamo di migliorare sempre, già quello è un grandissimo secondo me obiettivo, quello di migliorare, di incrementare sempre quello che è la propria immagine, il proprio diciamo saper fare. E quindi l'obiettivo, per rispondere diciamo in termini così, è quello di incrementare quello che noi stiamo facendo e aumentare quello che noi siamo in questo momento. E secondo me è davvero un grande, grandissimo obiettivo. Che tradotto in termini aziendali significa aumentare ed accrescere la conoscenza dell'azienda al di fuori di quei confini che già avete toccato, che sono tanti a livello nazionale ed internazionale, immagino a livello pallavolistico raggiungere e bissare qualche trofeo già ottenuto e chissà anche magari toccare, toccare quell'Europa che è sfuggita un giorno a Roma 17 è sfuggita un giorno di mano, ma che presto potrebbe tornare vicina. Presidente, è stato un grandissimo piacere per me, piacere mio. L'occasione, immagino che i nostri giovani, tutti appassionati di pallavolo, avranno colto un'ulteriore occasione per sentirla parlare e per sentirsi trasferito questa grande energia che lei trasmette veramente al di là dell'intervista, anche sentendola parlare. Io prima ho notato una grandissima cosa, che mentre facevamo il backstage, una grande anche voglia quotidianamente di misurarsi con il proprio lavoro, pur dopo tutti questi anni di lunga carriera. Ancora l'attenzione sui minimi particolari, sulla voglia è chiaro, è fondamentale, è un motore veramente inesauribile. Gino Sirci, facciamo i nostri più grandi complimenti, un augurio chiaramente importante per il futuro della sua azienda e anche un augurio per la nostra pallavolo, perché insomma noi perugini, ma tutta l'Umbria credo, al di là dei campanilismi, sia con la SIR, Safety Conad Perugia, per un futuro ancora più importante e glorioso rispetto a quanto magari il Presidente non gli piace tanto citare le vittorie, ma noi le sappiamo quali sono, e soprattutto oggi se Perugia ha un valore nella pallavolo nazionale e internazionale, grazie a Gino Sirci e alla sua squadra. Grazie a voi tutti, grazie ancora, seguiteci. Va bene? Grazie Presidente. Grazie, arrivederci, ci vediamo. Per un nuovo appuntamento di Detto Tra Noi, non resta che attendere il prossimo, vi ringraziamo perché siete tanti, l'occasione anche per ringraziare i nostri autori, Simone Tomassini, Matteo Gianbartolomeo e Francesco Pace, che hanno avuto questa bellissima idea, e questa idea sta piacendo, noi abbiamo dei riscontri numerici davvero importanti, ma lo tocchiamo con mano anche quando giriamo per la nostra città e nei paesi vicini, perché pensiamo di fare qualcosa di importante, un servizio forse diverso e allo stesso tempo interessante. Grazie ancora per seguirci in numerosi, ci vediamo la prossima settimana per un nuovo appuntamento, e grazie ancora al Presidente Gino Sirci per averci ospitato a casa sua, in questa bellissima casa, per aver avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere, le definiamo così, Presidente, con lui. A presto e grazie. Ciao!